Il tema della responsabilità colposa degli operatori sanitari è ancora oggi, nonostante i tentativi recenti di riforma attuati dal legislatore penale, uno dei più caldi al centro del dibattito, perché in effetti anche le risposte legislative recenti, più che risolvere il problema, hanno semmai reso ancora più inestricabile il cespuglio di rovi di questo tema. In realtà l'argomento andrebbe affrontato ed è un po' il senso dell'intervento che sarà illustrato nel convegno di oggi, con una prospettiva di sistema, una riforma che non punti a risolvere soltanto uno dei molteplici e complessi aspetti di questa intricata tematica. In particolare la ricerca condotta dal Centro Studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale ha provato a concentrarsi sia sui profili più intimamente connessi allo svolgersi del processo penale, dalla introduzione di una nuova disciplina della morte o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario, a una rivisitazione della selezione dei consulenti tecnici e dei periti in questo particolare ambito tecnico, ma soprattutto inserire anche forme di giustizia negoziata, riparativa, responsiva per la risoluzione di questi problemi, visto che la risposta ordinamentale attuale è ritenuta pressoché da tutti gli interpreti largamente insufficiente. A ciò si aggiunga la necessità, proprio nell'ottica della riforma di sistema di cui auspichiamo l'introduzione, la necessità di nuovi presidi normativi per ciò che riguarda l'assicurazione delle strutture sanitarie che offrono servizi diagnostici e terapeutici ai cittadini e poi la necessità di una disciplina organica della responsabilità e delle conseguenze che derivano dall'attività di gestione del rischio clinico in queste realtà. Oggi chi fa seriamente attività di prevenzione e monitoraggio corre il rischio di predisporre una serie, diciamo, di manchevolezze che potrebbero poi essere utilizzate processualmente anche contro la struttura stessa o contro gli operatori sanitari. La nostra idea è che il legislatore dovrebbe intervenire sul punto per garantire, come accade in altri paesi, una tutela e una inutilizzabilità di questo materiale, di queste attività investigative. Agendo su tutte queste leve si potrebbe arrivare, a nostro avviso, a quella riforma di sistema tanto auspicata un po' da tutte le parti, da tutti coloro che attendono giustizia quando si verificano fatti di medical malpractice.